Vince al Mazzola la San Cataldese, successo esterno largo dello Sporting Vallone sul campo della derelitta Cefaledium. Crollo casalingo della Nissa in promozione. È il responso del weekend calcistico delle formazioni nissene di calcio, dove spicca in negativo, si intende, l'ennesima sconfitta casalinga della Nissa. Stavolta a fare bottino pieno è stata la Folgore di Castelvetrano in piena lotta per la promozione in eccellenza. La squadra, guidata dall'allenatore e giocatore Peppe Bonino, ex biancoscudato, reduce peraltro da una crisi societaria assai grave, si è imposta sui biancoscudati per 2-0. È successo tutto nel primo tempo, affrontato come al solito in modo approssimativo dai biancoscudati, che hanno subito un 1-2 a causa di banali errori difensivi. Nella ripresa, un'altra Nissa che ha ben giocato ed ha avuto una ghiotta occasione per riaprire il match, ma dal dischetto Capitan Passaro si è fatto parare il calcio di rigore. A 5 dalla fine, Cordaro tutto solo davanti al portiere si fa neutralizzare. Errori gravi che poi finiscono con il compromettere definitivamente la gara. E non è la prima volta che capita. Adesso la posizione del tecnico Gianfilippo Di Matteo è a rischio. La società nelle prossime ore prenderà una decisione, ma al momento i dirigenti preferiscono mantenere il massimo riserbo. Una crisi che mette a rischio il buon esito della stagione, con i quarti di finale della Coppa Italia che si avvicinano sempre più. Il 29 la gara d'andata sul campo dell'ACI Sant'Antonio, rullo compressore del girone orientale della promozione, che ha ottenuto finora tutte vittorie e un solo pareggio, nessuna sconfitta. In eccellenza sorridono San Cataldese e Sporting Vallone. I Verdi Amaranto si sono imposti in casa sulla Parmonval per 1-0. Il gol vittoria è stato realizzato al 24esimo del secondo tempo dal bomber Luca Savasta, che si conferma uno degli acquisti più azzeccati del calciomercato di dicembre. Vittoria facile invece per lo Sporting Vallone, che si è imposto con il risultato di 6-0 sul campo della Cefaledium, una squadra che da circa un mese ha praticamente smobilitato, mandando via tutti i giocatori titolari. Con questa vittoria la squadra del Vallone si mantiene nelle zone medio-alte della classifica. Domenica di riposo invece in prima categoria per il Città di Caltanissetta. La gara che doveva svolgersi sul campo del Racalbuto è stata infatti rinviata a data da destinarsi per impraticabilità del campo. In vetta intanto vola il Gorgoni Adelia che continua ad inanellare vittorie su vittorie. Quando tu con una squadra ben organizzata come la Parmonval comunque crei due o tre situazioni importanti, vedi le parate di Tarantino nel primo tempo, comunque non è poco. Poi è chiaro che squadra che deve assolutamente vincere, fa un tipo di partita, chi magari aspetta le ripartenze ne fa un'altra, però è chiaro che non sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, anche oggi credo che non abbiamo rischiato nulla, credo che la vittoria sia più che meritata.